Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un nuovo tutorial sulla resina e siccome il vecchio tutorial ha fatto molto, insomma, come si dice, molto audience, come ve lo posso dire, vi è piaciuto molto a tutte, a tutti, tutte quello che era, ho deciso di fare un altro tutorial, con la resina, per fare con questo stampo, con il cavalluccio e la coccinella, sì, coccinella e la stella marina. Stavolta mi sono sistemata meglio così la resina non colerà da nessuna parte. Ho intenzione di farlo stavolta a tre colori, tre. Ho fatto così. Ho intenzione di farlo a tre colori, cioè tre sfumature diverse. Ho già qui la resina pronta in due, come si dice, in due bicchierini, anche il terzo. Guardate, già ho messo pure il colore giallo dentro, solo che lo mescolerò all'ultimo. Allora, lo farò di questo blu, verde e giallo. Allora, andiamo a mettere dentro il verde. Se ci riesco ad aprirlo, sono dei colori metallizzati. Scusate, era tanto che non lo usavo. Sono tre colori, tutti e tre metallizzati. L'avevo presi un bel po' di tempo fa al Lidl. Ora, prima che esce, ci vorrà tipo un'eternità. Io lo dovevo fare uscire prima, solo che mi sono dimenticata. Eccolo. Ecco, cadi. Cioè, io sto litigando con un colore acrilico per farvi capire l'importanza. Ecco qua. Questo è il verde. Mettiamolo qui da parte. Ora vediamo se basta. Dai, cadi. Verde. E adesso andiamo a prendere il blu. Il blu è più liquido, lo so già. Sempre però lo stesso problema. Ecco. Ecco, è andato direttamente. Ok, speriamo che non sia troppo. Il verde sicuramente è poco, perciò ne metterei un altro pochino. Dai. Ecco qui. E andiamo a mescolare tutti i colori. Per primo mescolo il verde per vedere se il colore è abbastanza o no. È un po' solido il verde, perciò dobbiamo un pochino perderci tempo a schiacciarlo. Ecco qui. È praticamente verde trasparente. Non mi piace nemmeno un po'. Vedete? È verde trasparente completamente. Gli saranno sicuramente dei grumi e questa cosa non mi garba. Adesso lo mescolerò meglio magari con una spatola più grande. Ci rivediamo quando ho finito di mescolarlo. Ed ecco qui, ce l'ho fatta finalmente a mescolarlo benissimo. Adesso è più verde, come potete vedere, ho tolto tutti i grumini che c'erano. E andiamo a mettere i nostri brillantini effetto sirena dentro, belli abbondanti come al solito. Ecco, e adesso andiamo a mescolarli con la spatolina che avevamo prima, quella piccolina. Sono pochi, andiamo a metterne un altro po'. Ecco, a me piacciono belli abbondanti come potete sapere, come già sapete. Guardate come brillano già in una maniera allucinante. Sono stupendi. Andiamo avanti e mescoliamo il blu. Ho preso la spatolina, quella più grande già. Ecco qui, già il blu è bello amalgamato perché il colore era il migliore, era molto meglio. Ecco, come vedete, è pure un po' trasparentino, ma è l'effetto che dà il questo tipo di colore. Mi piace tantissimo. Andiamo a mettere anche qui i nostri brillantini, belli abbondanti come sempre. Mescoliamo, mescoliamo.
Guardate, guardate come brillano. Ecco qui. Anche questo è pronto. E adesso puliamo la nostra spatolina bene, però, perché andiamo a mescolare anche il giallo. La puliamo per bene su un fazzolettino imbevuto. Ecco, andiamo a mescolare il giallo. Come colore ne ho messo troppo poco, forse. Sì, forse sì. Sta passando un camion, scusate. Ecco, no, 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 va bene come colore, non era poco. Perché dobbiamo dare sempre quell'effettino un po' trasparente. Andiamo a mettere anche qui i nostri brillantini, però un pochino di meno perché è poco. E mescoliamo. Nel giallo stanno benissimo, guardate che sono belli. Ecco qui, togliamo di mezzo questi brillantini. Ecco, perfetto. Perfetto, togliamo pure questo. Questi li mettiamo qui. Avviciniamo i nostri. Il nostro stampo e andiamo pian piano a fare tutto. Allora, vorrei mettere sotto il verde sopra il blu e al centro il giallo. Perciò piano piano vado mettendo il verde molto lentamente, piano piano. Non l'ho mai fatto a tre colori, speriamo venga bene. Adesso mettiamo il nostro giallo qui. Ecco, e adesso mettiamo il blu. Ed ecco che colori andranno a mescolarsi, vedete? Adesso mettiamo il verde. Adesso mettiamo il blu. Ecco che lo stampo di nuovo inizia a fuoriuscire tutto. Uffi. Questa è una delle poche cose che mi rende molto nervosa. Ok, è fuoriuscito tutto. Va bene, ok, facciamo l'altro, dai. Che se no non finiamo mai. Vorrei mettere allora il giallo centrale, così. Ecco, sta per cadere il verde, guardate che bello. Uff. Un attimo che provo a sistemare il tutto e ci rivediamo. Ecco, più o meno penso di esserci riuscita. Almeno penso di esserci riuscita. Adesso continuiamo con il verde. Ecco. Metto il verde. E metto il blu di qua. Metto il verde di qua. Metto il blu di qua. E di qua. Metto di nuovo il blu perché se no facevamo tutto verde. Adesso rimetto un altro po' di verde qui e un altro blu qui. Ecco qui. Ecco qui che ho fatto un'altra cavolata. Ecco, ce l'ho fatta. E adesso lasciamo asciugare. Appena sarà completato. Cioè, appena sarà asciutto, ci rivediamo per vedere il risultato. A dopo. Ed eccoli qui, finalmente asciutti. Poi mi è avanzata troppa resina e ho deciso di fare questa conchiglia e mi è pure avanzato e ho fatto questo cuoricino. Prima andiamo a vedere questo cuoricino fatto con la resina di scarto. Guardate che carino, è venuto tutto sfumato, verde e blu perché il giallo era finito. È ancora un pochettino morbido, lo lascio qua da parte così si asciuga. E vediamo questa conchiglia che è fatta pure con la resina di scarto. Non mi ricordo se c'è il giallo qui, sinceramente.
Non mi ricordo, andiamo a vedere. Sì, ce n'era pochino. Ma che carino, guardatelo! Tutta brillantinosissima. Poi mi fate sapere nei commenti sempre cosa ne pensate. Lo trovo carina. Tutta brillantinosa, come sempre. Perché, se no, lo sapete, quando non ci sono brillantini, non sono stati fatti da me. Adesso andiamo a vedere il cavalluccio marino con tutta la resina colata. Vabbè, questa poi la togliamo. Tanto, vabbè, così. Purtroppo. Adesso questa è quella che posso. Ecco qui. Andiamo a vedere il cavalluccio come è venuto. Wow! Guardate che bello! Qua c'è il giallo, qua il verde, qua tutto l'azzurro. Poi giustamente lo sistemerò. Adesso tutto pieno di resina di scarto, ma c'è resina tutta scivolata via. Comunque, guardate che bello. Mi piace tantissimo. Qua c'è tipo una sfumatura, è venuto veramente carinissimo. Ci voleva un po' più di giallo, però è colato tutto via. Accontentiamoci di cosa è uscito fuori. Questa sarà stupenda, secondo me. Oh mio Dio, ho visto di sotto, è bellissima. Oh! Guardate. Guardate che bella, è venuta come me l'aspettavo, gialla al centro, verde, verde, gialla, tutta blu di dietro, bellissimo, guardate che bella, è stupenda. Vi mostro anche così il cavalluccio, così lo vedete meglio. Cioè, sono rimasta contentissima, sono bellissimi, molto più belli di quelli dell'altra volta, voglio essere sincera, anche la conchiglia è venuta bene. Anche se giallo ce n'è poco. Cioè, sono venuti stupendi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Bene, ecco qui. Vi faccio un'inquadratura di tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!